7x4, il magazine multimediale delle Marche. Sempre più cittadini in bici significa la necessità di avere sempre più consapevolezza di questo mezzo. Per questo la società Pedale Chiaravallese ha deciso di organizzare ad Ancona, Jesi e Senigallia delle scuole di ciclismo rivolte ai più giovani. Siamo andati a documentare la tappa del 6 agosto che si è svolta nel capoluogo di regione. Lì abbiamo incontrato l'assessore Stefano Foresi. Sono venuto apposta all'invito che mi ha fatto l'associazione ciclisti del Chiaravallese, perché da anni io con l'assessore Guidotti seguiamo il Gran Fondo del Conero. Loro sono bravissimi, hanno sempre organizzato alla grande, 1000 persone, 1000 presenze, quindi io e Guidotti abbiamo sempre collaborato con loro per far sì che questa manifestazione diventasse una realtà come è diventata. Loro sono bravissimi, sono appassionati ed era giusto accogliere il loro invito, soprattutto perché è una scuola di bambini per il ciclismo. La federazione ciclistica, rappresentata dal presidente del comitato regionale Lino Secchi, ha da subito sposato questo progetto educativo. E questo è un gran merito, no? Che riesce ad avere la società ciclistica Pedale Chiaravallese. Si è riuscito a sensibilizzare così una città come Ancona, la possibilità anche di arrivare a venire con i bambini alla bicicletta. Ma credo che debba essere fatto anche un grande ringraziamento e una capacità dei genitori che vogliono portare i loro bambini a cercare di utilizzare bene il mezzo, quella la bicicletta, che è il momento in cui adesso, subito dopo il Covid, c'è questa richiesta di andare tutti in bicicletta. E fanno bene questo, perché qui ci sono con la società dei tecnici capaci anche di insegnare loro tutte le fasi dell'apprendimento dei movimenti in bicicletta. Poi se qualcuno vorrà passare all'interno delle file della società e cimentarsi nelle gare, quello verrà in un secondo momento, ma non è una cosa che la società chiede a prescindere dal fatto di poter partecipare, quindi sono liberi. Soddisfatto anche Fabio Luna, che rappresenta il CONI Marche. Questi ragazzi, grazie alla federazione ciclistica, grazie a società come il Pedale Chiaravallese, devono conoscere quelle che sono le regole, che sono fondamentali. Dopodiché però anche noi che siamo dirigenti dobbiamo fare il possibile per poter sensibilizzare chi deve praticamente far sì che le strade siano più sicure, sia a livello normativo ma anche a livello proprio di strade vere e proprie, perché ancora noi abbiamo una rete stradale che praticamente è ferma da 20, 30, 40 anni. 7x4, il magazine multimediale delle Marche.